Suonano. E chi sarà? Qualche creditore certamente. Vai ad aprire, vai, vai, vai. E perché non ci vai tu? Ti prego, no. Non ho la forza di alzarmi. Perché io ce l'ho la forza. Potrebbe essere qualcuno che cerca te, vai, vai. Potrebbe essere qualcuno che cerca te invece. Ma no, freddo. E poi ho tanto bisogno di stendermi un po'. No, vai, vai, sbrigati, vai. Che mulo proprio, che mulo che sei. Vai. Voglio stendermi. Fa freddo, cara mia. Mamma mia, vai, brigati. Aspetta un momento, che qua. Oi, gliela faccio. Ecco, mamma mia. Che è qua? Vedi, è qui. Mamma mia, è quel noioso del portiere. Questo pavimento che non lo so che. Ci sono degli avvallamenti. Finalmente! Che vuoi, Pasquale? Ma sapete che stavo per telefonare in questura? Credevo che vi foste suicidati. È sempre buono ricevere un augurio di prima mattina. Hai suonato molto? Tanto da temere qualche disgrazia. Ma è naturale, non si viene a disturbare la gente a quest'ora. Ah, non si viene a disturbare la gente a quest'ora? Ma sapete che mezzogiorno è passato da un pezzo? Sì. No. Veramente? È passato da un pezzo. Guarda! L'orologio lì di fronte segna l'una meno un quarto. L'una meno un quarto. L'una meno un quarto. È tardi. Dima, tu che vuoi? Un giovane ha portato questo foglio per voi. E siccome mi ha detto che si tratta di cosa seria, ho voluto portarvelo io stesso. Non c'è che dire, sei un portiere modello. Bontà vostra. Buona giornata. Buona giornata. Ah, dimenticavo. Il padrone di casa ieri sera mi ha detto di ricordarvi che ancora non gli avete pagato il mensile. Senti questo padrone di casa. Ma quanto è noioso. Ma che cosa crede che si voglia scappare? Ma chi vuole scappare? E poi potrebbe mantenere la promessa, no? Quando concludemmo il contratto di affitto, lui disse, promise, è vero, che avrebbe pensato per gli accomodi necessari. Farò il parquet, farò il bagno, quale bagno? Qui ci piove, lo sai che qui ci piove. Non so che dirvi. Poi, perché si lamenta? Noi appena un mese gli dobbiamo, un mese. Ma voi soltanto da un mese state qui, da un mese. E credo che non ci staremo di più. Mi sembra questo uno studio di pittura e scultura. Bella figura che facciamo con i clienti. Carino, lo sai che volendo potremmo fare causa al padrone di casa. E gliela farei. Qui non viene un cliente. E chi deve venire? Ne vedi mai salire qualcuno? Mai. È naturale, è una stalla questa qui. Fate come volete. Comandate niente. Comandate niente. Avremmo da comandare, ma non fa niente. Buona giornata. Te lo sei preso il caffè? Da stamattina alle 6. Adesso sto cucinando. Ho sentito un odorino aprendo l'ingresso lì dalla tromba delle scale. Ho sentito un odore. Oggi pasta e fagioli con le cotiche. Pasta e fagioli con le cotiche. Edoardo, te la ricordi la pasta e fagioli? Io no, non me la ricordo. No, io sì, con la pasta lunga. No, corta. Pasta corta, i tubetti, il fagiolo entra nel tubetto, bella, si aggiusta lì. Ma che solamente pasta e fagioli? No, e baccalà alla marinara. La marinara, col prezzemolo. No. Ah, è una mia specialità. Volete sapere come lo faccio? Io prendo il baccalà, quello bello alto, bianco, il cosiddetto musilla. Il musillo. Lo taglio a pezzi. Bello alto, prima qualità. Lo taglio a pezzi, lo metto nella teglia, olio,
pomodori, olive, capperi, basilico, un pezzettino d'aglio e lo lascio cuocere a fuoco lento. Adesso vado giù e appena tutto è pronto, io e mia moglie mi seggo, uno di qua, uno di là e... Beh, vattene, va. Buona giornata! Grazie di Dio, ti parlate. Graziato, una spina di traverso qui ti deve andare. Sì, ti deve perforare la carotide. Come una misericordia. Ma tu capisci, Edoardo, che un portiere, quello mangia pasta e fagioli, ma mangia baccalà, e noi due artisti. Sì, come no. È l'epoca della mediocrità. L'ingiustizia. L'epoca della mediocrità. L'ingiustizia. Caro mio. Io vedo tutto fagioli, qua io vedo. Che teglia di baccalà. Edoardo! Che? Dio sia lodato! Ma sono finite le preoccupazioni, non dovremo preoccuparci più di niente. Sì, ma che cos'è? È finita, dimmi. Dio ringraziamo. Che cos'è? È un invito. Ah, a Venezia? No, no. A Spoleto? No, no. A Sanremo allora? No, in questura. È finito tutto. Vedrai che non avremo più complicazioni. Il ristorante, il padrone del ristorante è ricorso in questura. Che bella causa farei a questo qua io. Mascalzone. Ma tu capisci questo mascalzone? Altra. Ma come tu ricorri in questura? Ma se tu non ci dai da vivere, da mangiare, noi da dove attingiamo la forza per lavorare, onde pagarti, non ti pare? Ma questo è un attentato alla vita. Che bella causa che gli farei. Mascalzone. Diti, vuoi alzare? Ma cosa vuoi tu alzare? Ti addormenti, su, alzati. Oh, sono tre giorni che ti sei autotumulato qui, alza, mamma mia, un po'. Tre giorni che non si fuma. Che non si fuma. Qui non si mangia, tre giorni che non si mangia. Altro che non si fuma, qui si beve solamente. Passiamo alla prima colazione. Che hai ora? Ha trovato il vuoto, ha trovato, mamma mia. Accidenti, che pesa. Vestiamoci, alzati, facciamo un po' d'aria, che qui c'è cattivo odore. Fai un po' di polizia, non fai mai niente, non fai qui. È diventato da l'altro ieri, hai lasciato tutto qui. Tu ma stavi facendo pulizia l'altro ieri, non io. Vedi tutto qui. Tu. Se lo vuoi io che mi metto a spazzare. L'igiene è la prima cosa. Sbrigati, fammi il piacere. Sbrigati. Basta, finiremo col dormire sull'immondezzaio. Vestiti, dammi ascolto. Usciamo, prendiamo un po' d'aria. Vediamo qualcuno, andiamo al caffè, cerchiamo di incontrare qualche amico, non si sa mai. Al caffè non voglio più andarci. Ah, come? Non ci vuoi più andare? No. Che vuoi, spezzare il dolce idillio? Sì, non voglio più incontrarmi con la Jeanton. Sì. È in seguito forse, sai. La straniera. C'è troppa differenza fra di noi, lei è una signora, io sono un povero uomo. Poi siccome mi chiese di voler visitare lo studio, capisci, non vorrei essere costretto a doverle mostrare questa stalla. Io, in questa stalla, io. Ma perché io no? Ma che c'entri? Solamente tu, io. Ma che c'entri tu, fammi piacere, ma tu sei un povero imbianchino. Sei un accentratore, e io no. Ma... Non mi far pensare. Chi è? Non mi far pensare. Lì non le avrei dato mica l'indirizzo dello studio a quella lì. No. Faremmo una bella figura. No. Io le ho detto che avevamo uno studio stile moresco, sale, saloni, eccetera. No, anzi, le dissi che non potevo farle visitare lo studio perché era in riparazione, capito? Ma chi è?
Vai ad aprire, io non ci sono, eh. Non cominciamo. No. Ehi, se cercano te, come se si cercano fa? Me non ci sono, se cercano te arrangiati. No, vai. Mamma mia. Buongiorno. Prego, si accomodi. È questo lo studio di pittura e scultura? Beh, sicuro, sì. Parlo con lo scultore Edoardo Morelli? No, lei parla con il pittore Vittorio Floch. Vittorio? Floch, sono oriundo francese, la Francia meridionale. Nicola Mela Secca. Possidente. Secca. Possidente. Beh. Io sono possidente. Io niente, ecco, grazie. Volevo appunto... Comodo, perché... carità, lo metto io. Grazie. Lo metto io. Visto un posticino, ecco. Si accomodi. Ah, grazie. Qui? Sì. C'è un po' di polvere, però, eh? No, che polvere. No, ci sono i microbi. Microbi? Qua non ce ne sono microbi. Ci sono i microbi. Che mangerebbero qua? Non ce ne sono qui. Però io desideravo parlare con lo scultore Edoardo Morelli. È in casa? Dipende. Da che cosa? Può darsi che sia entrato dalla sala principale, cioè dallo scalone principale. Ah, perché c'è uno scalone principale? Sì, non l'ha visto? No. C'è quel cancello con quel filare di alberi. Ecco, l'occhio ha un po' di debolezza, esaurimento nervoso, si lavora troppo. Dunque può darsi che sia entrato dall'ingresso principale. Sì. Questo è l'ingresso secondario, questa è la stanza del servo. Del servo? Sì, il nostro Moro. Moro? Sì, è un confusionario disordinato. Dorme lì il Moro. Ah. Io moro lì. E là? Di lì poi c'è il corridoio dal quale si accede nelle sale di posa, grandi saloni. Il portiere mi ha detto che Morelli... Il portiere? Mi ha detto che Morelli è in casa. Lei che desidera? Baccalà? No! No, Mussillo. No, lo scultore Morelli. Non lo scultore Mussillo. No, Morelli, nostro... Morelli. Morelli. Desideravo parlare con lui per un lavoro che dovrebbe farmi. Che è successo? Che fu? Sì. E come è vai? Da molto tempo che non... L'articolazione... È rimasto proprio... Sai, qui si parla poco, qui si lavora... denti stretti, mattina e sera, e si lavora. Adesso vado a chiamarlo. Grazie. Se non le dispiace attendere un momento. Non mi dispiace. No. Vado, lei stia qui un momentino, io lo chiamo, stia lì, eccolo. Edoardo! Non c'è. No. Oh, peccato. Mi dispiace. Adesso... Ma crede proprio. Adesso vado a chiamarlo io, faccio una corsa. Bisogna. Ma presto. Sì, è lontano, sa. Sì. È naturale. Sì, lei stia qui, lei si giri. Stia così. Ecco, legga un po' che cosa. Allora non legga, pensi, ecco, stia così. Così non si muove così. Non si muove? Edoardo! Ma guarda un po', ti ho proprio trovato. Ecco, picchia, ma guarda come stava. Mamma mia, eccolo qua. Eccolo qui. Buongiorno.
Ma siete tutti impolverati, come mai? No, sai. Scusate, io stavo di là a mettere in ordine alcuni sacchi di gesso con persone di servizio. E allora già. Quegli operai che non vanno mai via. Sono capisco. Tremendo. Ecco, ma comunque il signore ti vuole di che si tratta? Ecco, oh, non vorrei essere importuno, questa è l'ora di colazione. Voi avete già fatto colazione? No, potete rimanere perché noi non dobbiamo fare colazione. Ah, avete già fatto colazione? Allora posso parlare con comodità? Sì, 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 sì. Dunque dovete sapere che dopo una lunga e penosa malattia la mia povera Beatrice 20 giorni fa è morta. È morta! Coraggio, rassegnazione. Cerchi di raggiungerla al più presto e... Non vuol farci, caro mio, qui muore tanta gente. Non posso, Nico, non posso. Lo so, lo so. Povera mia Beatrice, un angelo di moglie, l'esempio della bontà. Ai, 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 ai. Ehi, questo se muore me lo mangio, eh. Vai tranquillo che me lo mangio io, ehi. Tutt'osso, tutt'osso. Un po' di coscia c'è, un po' di coscia. E anche di spalle sta bene. Oh, oh, oh. Oddio, Dio. Si sente meglio, si sì, sente. Sì, sì. Io sono sofferente di stomaco. E quando mi commuovo provo delle sofferenze atroci. Ma c'è il rimedio. Il medico mi ha ordinato di mangiare poco e spesso. Basta che io mangi una piccola cosa e il dolore cessa come per incanto. Mi dispiace, ma noi non abbiamo niente da offrire. Non abbiamo niente. Mangiamo al ristorante. Noi mangiamo al ristorante. Al ristorante. Non c'è bisogno, sono provvisto del necessario. E ci mancherebbe altro se non portassi con me il necessario. Soffrirei delle pene atroci. Adesso mangio qualcosa e immediatamente passa. Ma che sono questi? Crocchettine di pollo. Pollo. Crocchettine. Me le cucina appositamente la mia cuoca. Meglio. Mi sento molto meglio adesso. Ai, 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 ai. Dunque eravamo rimasti. Ah, ecco. Io vi darò una fotografia della mia povera Beatrice e voi, da quel valente artista che siete, ne ritrarrete una statuetta in marmo. Quanto mi può costare? Io non vado a spesa. La volete in marmo? Ah, sì, sì, e non più grande di così. Beh, tipo 20.000 lire. Ecco. 20.000, Accetto. Accettato. Accettato, sì. Scusate, però secondo l'usanza bisognerebbe lasciare un anticipo. Ah, sì, sì, certamente. Di quanto? Della metà. Certamente. 40.000 lire perlomeno. Perché 40.000 lire 40 quando lui ha detto 20 in tutto? Io a lei non la capisco. 20, 20. Al tipo di 40, il tipo, 40 da, tipo da 20. Confuso con quello da 80. No, no, tipo, no. Il tipo da 20. 20. Quello, vabbè. 10.000 lire. Sì, sì, sì. Immediatamente, sì, sì, adesso io ve le darò. Perché per ci mancherebbe a comprare subito la pasta. La pastilina. Per pezzo di carne. La carne? Sì, no, perché il modello dal vero, dal vivo, a colori, a colore, era bruna o bionda? Era bruna, molto mora. Un pezzo di manzo con tutta la pelle. Oh, santo Dio! Crudo, lo mangio io. Oh, santo Dio! Ho dimenticato a casa il portafoglio con la fotografia e il denaro. Cervello da pulcino! Io potrete ritornare, io sarò in casa ad aspettarvi. Non mi è possibile. Adesso devo recarmi dal dottore, poi devo partire per affari urgenti. Non mi posso... Ecco, possiamo fare così. Adesso il mio amico esce con voi. Ah, io? Tu esci con lui. Io non lo lascio. Oh, non lo abbandoni, vero? Io mi ci metto dietro alle vostre... Mi accompagna dal dottore, poi a casa, gli darete l'anticipo, la fotografia, e quando tornerete troverete il lavoro ultimato. Non mi è possibile!
venne. Non mi è possibile. E no, dovendo partire, la casa è chiusa, la cameriera è andata via. Mm. Per fortuna ho già il biglietto ferroviario. Hai affrontato un viaggio simile senza denaro? No, alla stazione ho mio fratello che mi aspetta. Quello è miliardario, ne vorreste voi di milioni. Mi dispiace, ma ci vedremo al mio ritorno, ne riparleremo. E quando tornerete? Fra 10 giorni. Non ci troverete. Non ci troverete. Partite? Partiremo per sempre, perché... In aereo? Con le ali, certamente. Beh, io sono desolato, comunque ci ritroveremo. Ci ritroveremo. Se no nella valle di Giosafat mi ci troveremo. Io me lo prendo. No, guarda, lì ci troveremo buoni, cattivi. Buongiorno. Ma cose dell'altro mondo. Ma tu capisci, quello viene a mangiare qui. Il rischio di farci morire per contrazioni intestinali. Qui bisogna trovare qualche cosa di commestibile, perché siamo al terzo giorno di forzato digiuno, io non gliela faccio più. Io mi mangio la lingua, sai? Mi procuro un po' di sale e pepe e me la mando giù. Vedi, solo il sacrificio di uno di noi due varrà a sfamare quello che resta. Ma guardatelo, com'è cattivo, com'è feroce quello lì. Oh, com'è ribello. Mi è riapparso sotto forma di tacchino, sai, bello colpito. E che mangiavo lì? No, facevi la ruota. Neanche le Ho visto dal buco della serratura. Yeah. Angela Antonio, la Chanton. Angela Chanton. La Chanton, la francese. La straniera. Ma chi l'ha dato? Chi te l'hai dato tu lì? Io gliel'ho dato. Tu sarei stato per farmi dispetto. E come si fa? Questa stalla. Mettiamo. Mamma, mademoiselle, si vous plaît, attendez-vous, mademoiselle. Mettiamo un po' d'ordine, non possiamo riceverla in questo borgine, in questa casa qui. Sbrigati, mademoiselle, s'il vous plaît. Attendez-vous, mademoiselle. Adesso si mette il coturno. Ma possiamo andare? Sbrigati, vai presto. Mademoiselle, s'il vous plaît. Attendez-vous, mademoiselle. Sbrigati. Mi meraviglia, è semplicissimo. Passando per caso ho visto al portone una targhetta con il vostro nome e sono salita. Finalmente vi si vede, caro Morelli. Ma dovevo essere proprio io a venirvi a trovare. È vero. Chi è là? Vittorio, Sherry. Vittorio. Che fa Vittorio? Per un collega. Sì? Ma e poi invece sono arrivata io invece. Ma che spiritoso. Divertente proprio. Molto divertente. Dunque, voi Morelli, ma perché non vi si vede più? Di già. Sì? Non si incontra più, non si vede più in giro, no? Scusate, ma ho avuto tanto lavoro. Ah sì? Il papà.
Il papà sta bene. Ah, papà! Oh, papà è a letto, è malato. Oh, niente di grave, una leggera indisposizione. No. La solita indisposizione. Mangia troppo. Mangia troppo, E come mangia? Come mangia? Beato lui. Venitelo a trovare qualche volta. A che ora mangia, papà? A che ora mangia? Caro papà, di solito mangia a mezzogiorno e alle 8 della sera. Allora, anche domani. Allora a mezzogiorno verrò io, però. E tu alle 8 di sera vai. Sì, questa sera. Di domani sera. Le mele ensemble, tu le dis. Ensemble. Partiamo anche noi. Ma parliamo di voi, signorina. Non avrei mai immaginato che proprio sarei stata io a venirvi a vedere. Morelli, dimenticate troppo presto gli amici voi? No, vi assicuro che sono stato tanto occupato. Sì, molto occupato. È così, io sono venuta per visitare finalmente il vostro famoso studio. Allora, dov'è? È qui. Ah, qui? Poi là. Poi di là. Là? Posso vedere? No! Che è, Vittorio? Che fa Vittorio? È giù. No, madame. No? Ci sono di là gli operai, ah, vero? Ci sono sacchi e ingombro di cavalletti. Per il momento non è possibile, non sono ancora andati via. Non è possibile. E dove lavorate? Qui. Poi là. E non mi fate vedere qualche vostro capolavoro? No, sono spiacente, non ho proprio più niente da mostrare. No, proprio stamani ho consegnato le mie ultime 3 opere. Le hai consegnate? Sì, le ho consegnate. Erano 3 statue? Già, sì. Uh-huh. E come le avete chiamate? La fame, la peste e la carestia. Sì. Già, 3. Tre nudi di donna che vogliono rappresentare la fame, la peste e la carestia. Interessante. Molto. Spero che vi siano riuscite bene. Benissimo. Specialmente la fame. Immagino. Beh, viene caro Morelli, io ho un'oretta disponibile e sono pronta per il bossetto che mi prometteste. Guaio, vi piace? Vi piace così? Oppure... Così, eh? No, c'è mieux comme ça. Ma che cosa, signorina? Ma la cosa per il bossetto! Mamma mia! Che cosa per il bossetto, mamma mia. No? Che fiato freddo che hai! Caro Morelli! Morelli, io non pretendo un capolavoro, un bossetto così senza importanza per avere un vostro ricordo. Già, ma vedete, signorina. Non sento ragione, eh? Papà, Vittorio, scusami. No, mamma, dai. Oh, quando... la punta del perquis. Avevo sentito una cosa, mi dispiace proprio tanto, però se oggi non mi fate il bossetto me ne avrò proprio a male. No, ecco. Ma perché, mademoiselle Juliette, ne fa possibile aujourd'hui? Perché no, un pezzetto di creta, ma di non ci credo, quante storie. No, ma guardate, cercate voi stessa, non troverete nello studio un'oncia. E va bene, creta, voglio proprio vedere. E comincia a... Ma Vittorio, che fa Vittorio? Mi scherza sempre, Vittorio. Un momento, madame. Adesso sacco. Spiritoso, Vittorio. Madame. Sì? Adesso, j'ai fait una chose, madame. Je vais avoir se sono operai altre chose, n'est-ce pas? Se non c'è niente, allora io ritorno ici sì, vous pouvez voir. Vous avez compris? Oui, j'ai compris. Ah sì? Oui. Beh, allora tante qui, tante un momento. Sì. Edoardo, io vado, Vai. Se non dovessi tornare, venitemi a trovare. Il po'? Addio. Fatico. Non avrei mai immaginato che avreste trovato tante scuse per farmi un piccolo bossetto. No, vi sbagliate. Ma fatti silenzio, via.
Ma non vi sembra brutto di rifiutarvi di modellare un borsetto della mia testa? Piuttosto carina, no? Sorridente, così, tutta per voi. Ma io posso assicurarvi... Qua ti volo. Io. Ma non vi sembra brutto, diciamo? Chissà che cosa nascondete nella sala di posa. No, qualche no, cosa no. Che io non posso vedere. No, no. Oh, mio Dio, è una donna, forse. No, no, voglio vedere. No, no, signorina, no. Vi prego, ma... Siete contenta? Siete contenta adesso? Edoardo, io non capisco. Mi avevate detto che... Sì. Vi avevo detto. Ecco, guardate. Girate, osservate. Questo è il mio studio. Cercate la creta, la plastilina? Non ce n'è. E non ce ne sarà mai perché io sono povero. E povero lo sono perché sono onesto. No, vi prego, signorina, non domandatemi più niente. Dimenticate quello che io vi ho detto e cerchiamo di non vederci mai più. Ormai avrei vergogna di voi. Edoardo! No, signorina, vi prego, lasciateci soli. Vittorio! Lasciateci stare, andatevi, voi siete anche grassottella, andate. Imbecille, farti trovare in quella posizione, gli sembravi un pipistrello appollaiato. E come volevi che mi facessi trovare? Così? No. Potevi uscire un momento prima, no? Volevo uscire. Non ne ho avuto la forza, hai capito? Tu mangi, Vittorio! Vengo! La signorina! Ah, che grazia! La signorina ha dimenticato un pacchetto di dolci. Ah, sì? Dai. Divideremo da buon compagno. Sì. Una a te e una a me. Una a te e una a me. Una a te e una a me. Messo! Permesso. Scusate, la porta è aperta. Quella signorina che da poco è andata via di qui ha dimenticato un pacchetto di cioccolatini. M'ha pregato di venirla a prendere. Sono per suo padre. Sono cioccolatini purgativi. L'avete visto? Dove sono?